ad Aisa Impianti questo pomeriggio un percorso formativo dedicato ai docenti che si occupano di ragazzi che hanno problemi di dislessia. Sì, abbiamo ospitato e stiamo ospitando appunto questi corsi. Appunto, questo di oggi è proprio orientato al corpo dei docenti che si devono dotare degli strumenti idonei appunto per a loro volta insegnare a chi è affetto appunto dai vari gradi di dislessia. È un'altra delle iniziative di Zero Spreco, rivolta chiaramente al sociale, è un corso per crediti formativi che vede complessivamente impegnati circa 400 docenti. Noi cerchiamo di fare in modo che questa azienda, che è un'azienda pubblica, si renda sempre utile il più possibile in tutti i settori possibili. Quindi è un corso a distanza, chiaramente quello che sta succedendo appunto è davanti agli occhi di tutti in tema di contagi, di Covid e compagnia cantante, però è un corso a distanza che vuole essere comunque sempre anche ribadire la presenza dell'azienda in quelle che sono proprio tutte le iniziative a favore della cittadinanza e della formazione. Questo è un corso che è formato da due momenti principali. Uno che è stato fatto nei mesi di settembre-ottobre, ha previsto tre webinar e ora proseguiamo con the workshop. Qui oggi gli insegnanti verranno per progettare, verificare, valutare, realizzare percorsi inclusivi per gli alunni con DSA, cioè con disturbi specifici di apprendimento, tenuto conto delle loro caratteristiche, delle loro capacità di apprendimento, ma soprattutto delle loro potenzialità. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto appunto con AISA, che ci ha permesso la realizzazione di questo percorso, e con AIDA Arezzo, è stato possibile per il nostro istituto realizzare una formazione che vedeva proprio un'esperienza pratica. Ci saranno questi workshop divisi per area disciplinare, area logico-matematica per la scuola primaria e secondaria, area umanistica per la scuola secondaria di primo e secondo grado e area linguistica per le lingue inglesi per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Tutti i docenti potranno partecipare o in presenza o a distanza online. In questo momento ovviamente la scelta prioritaria è stata quella della didattica a distanza. Saranno momenti di confronti e fatti con docenti esperti su disturbi specifici di apprendimento e esperti di didattica speciale. Il corso è un seminario, diciamo, è un seminario laboratoriale in cui si cercherà di spiegare come funziona l'intelligenza numerica, quindi a grandi linee, e quali sono le migliori strategie per rendere la lezione di matematica una lezione inclusiva, cioè in grado di tenere dentro nel dialogo didattico tutti gli alunni, da quelli più attrezzati per la matematica a quelli che invece hanno magari conoscenze un po' lacunose che non permettono loro di andare avanti con rapidità e scioltezza. Quindi come rendere la lezione di matematica un ambiente accogliente e inclusivo.